Da quel momento tutti ricorderanno questa tragedia come incubo al 112 di Ocean Avenue. Ciao belli di zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Sono sicuro che il caso di cui parleremo oggi lo conoscete quasi tutti e se non lo conoscete, preparatevi. Si tratta di una delle storie di fantasmi credo più famosa al mondo e oltre ai fantasmi c'è anche la componente omicidi. Per chi non l'avesse capito, oggi parleremo della vera storia che si cela dietro al film The Amityville Murders. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo che su Pumpling trovate il link in descrizione, trovate tutte le magliette che indosso nel video e, usando il codice Andrew, riceverete pure dei calzini in omaggio. Detto questo, iniziamo con il file di oggi. Nel 1974 la casa di Amityville era di proprietà della famiglia DeFeo. La famiglia era composta da 7 membri: Ronald DeFeo, sua moglie Louise e i loro 5 figli. Vivevano tutti nella stessa casa. Il più grande dei cinque si chiamava anche lui Ronald, che chiameremo col suo soprannome Ronnie per non confonderli. La seconda era Dawn, di 18 anni, poi c'erano Allison, di 13, Mark, di 12 anni, e infine il più piccolo, John, di appena 9 anni. Fino a quel punto la famiglia aveva vissuto una vita molto movimentata. Ronald era un padre prepotente, sfogava in continuazione la sua rabbia contro i suoi figli. Man mano che crescevano iniziarono a temerlo e a odiarlo. Ronnie, il più grande, in particolar modo litigava di continuo con suo padre. Chiese anche aiuto alla madre, ma Louise non si schierava mai dalla parte dei figli. Crescendo in questo ambiente malsano, Ronnie diventa un adolescente problematico. Giustamente. Cominciò sin da giovane a fare uso di alcol e droghe per alleviare la frustrazione, ma la sua rabbia non si placò mai davvero. I genitori cercarono di fermarlo facendogli spesso dei regali e dandogli dei soldi. Questo però sembrava favorire soltanto i suoi comportamenti. Col passare degli anni, il disagio che prova Ronnie rimane e si ritrova coinvolto in droghe ancora più pesanti. Il padre gli trovò un lavoro nella stessa concessionaria in cui lavorava lui, e sebbene Ronnie arrivasse spesso in ritardo ed era molto discontinuo, riuscì a non farsi licenziare con l'aiuto di suo padre. Nonostante il tentativo dei suoi genitori di calmare il suo comportamento frenetico, Ronnie stava diventando sempre più aggressivo. Iniziò a diventare violento con altri membri della famiglia. Un giorno arrivò addirittura a minacciare suo padre con una pistola. Guardando la tragedia che sarebbe poi accaduta, quello era un chiaro segno a cui nessuno aveva dato davvero troppa importanza. Il 14 novembre 1974, alle 18:30, con sorpresa di tutti, in un bar entrò Ronnie DeFeo, urlando sconvolto che qualcuno era entrato in casa sua e pensava che i suoi genitori fossero in pericolo. Così, insieme ad alcune persone del bar, andarono fino alla casa di Ocean Avenue, dove fecero la raccapricciante scoperta della sua famiglia. Tutta la famiglia DeFeo era stata massacrata nei loro letti. Chiamarono immediatamente il dipartimento di polizia locale, ma appena arrivata sul luogo non trovarono nessun segno dell'intruso che Ronnie sosteneva fosse entrato. Fecero delle domande per saperne di più e si accorsero che nella storia che raccontava Ronnie c'era qualcosa che non tornava. Notarono subito come ogni membro della famiglia era stato colpito da colpi d'arma da fuoco mentre dormiva nei loro letti. Non c'era alcun segno di una rissa e nessuna prova di un'irruzione o di una rapina. Quando poi la polizia confrontò le prove con la storia di Ronnie, quest'ultima iniziò rapidamente a sgretolarsi. Per prima cosa, Ronnie sostenne che era colpa di un sicario mafioso chiamato Luis Falini. Poi però si contraddisse dicendo che era stata sicuramente sua sorella Dawn ad uccidere tutti, ed essere stato poi lui stesso ad ucciderla per vendicarsi. La storia continuava a cambiare finché alla fine confessò tutto. La notte del 13 novembre alle 3:15 del mattino, Ronnie decise che ne aveva abbastanza. Si alzò con calma dal letto e prese il suo fucile Marlin 35. Andò nella camera dei suoi genitori e sparò 2 colpi a ciascuno mentre stavano ancora dormendo. Poi uno per uno si fece strada attraverso le stanze dei suoi fratelli e sparò ad ognuno di loro. La carneficina durò appena 15 minuti. Dopodiché, una volta finita, Ronnie nascose le prove dentro ad una federa di cuscino. Poi si fece una doccia, si cambiò e, come se nulla fosse, il giorno dopo andò a lavoro. A lavoro continuava la sua messa in scena e, quando suo padre non si fece vivo per il suo turno, Ronnie fece finta di chiamare casa per scoprire come mai. Nel tentativo di procurarsi un alibi, dice ai suoi colleghi e a tutte le persone che ha incontrato quel giorno che non riusciva a mettersi in contatto con la sua famiglia. Come ogni giorno, uscì prima da lavoro per non dare sospetti, e la volta successiva in cui qualcuno lo vide fu al bar. Quando la polizia lo interrogò per capire come mai avesse commesso un crimine così orribile, Ronnie disse: "Una volta che ho iniziato, non riuscivo più a smettere. È stato così veloce." Un'altra cosa interessante che uscì in seguito agli interrogatori fu che nessuno dei vicini quella notte aveva sentito degli spari, solo il suono del cane della famiglia che abbaiava. Dopo un'ispezione dell'arma, la polizia notò però che non era stato usato nessun tipo di silenziatore, e dall'autopsia era emerso che non era stato somministrato alle vittime
vittime nessun tipo di sedativo, entrambe cose che si aspettavano di trovare. Ronald DeFeo Jr. venne arrestato e accusato di 6 capi di omicidio di primo grado. Il suo avvocato, William Weber, ritenne che l'unica scelta per la difesa fosse quella di dichiarare Ronnie incapace di intendere di volere. Affermava che Ronnie ha sentito delle voci in quella notte. Le voci gli dicevano di uccidere tutta la sua famiglia. Venne quindi valutato dalle psichiatri e, sebbene dichiararono che soffrisse di qualche forma di malattia mentale, era pienamente consapevole di ciò che stava accadendo. Il suo processo cominciò quasi un anno dopo, nell'ottobre del 1975. Venne ritenuto colpevole di tutti e 6 i capi d'accusa e condannato a 6 ergastoli. La casa al 112 di Ocean Avenue rimase vuota per 13 mesi. Sembrava che nessuno volesse più abitare nella casa dove era avvenuta quella tragedia. Questo almeno fino a quando George e Katie Lutz non acquistarono la proprietà nel dicembre del 1975. George e Katie all'epoca si erano appena sposati e avevano già 3 figli. Aprirono un mutuo e presero la casa ad un prezzo bassissimo e tutto sembrava andare nel verso giusto. Poco dopo essersi sistemati, però, George iniziò a dire di sentire delle voci e anche di sentire come se qualcuno camminasse per tutta la casa. Affermava di aver visto porte che si aprivano e sbattevano da sole. Anche la moglie Katie notò delle cose strane. Disse di aver trovato una stanza completamente dipinta di rosso che non era presente in nessuna delle planimetrie della casa. Da quando si erano trasferiti, George disse che continuava a svegliarsi sempre alle 3:15 di notte. Vi dice nulla l'orario, ma era sempre molto cinico e pensava che forse fosse stato solo lo stress del trasloco. Le cose strane però continuavano ad aumentare. Per citarne alcune, c'erano ombre all'interno della casa anche quando non c'era nessuno. Vennero infestati dalle mosche in pieno inverno e la famiglia affermava di sentire degli odori sempre più strani con il passare dei giorni. Inoltre, in alcuni punti della casa la temperatura diventava improvvisamente bassissima. George e Katie decisero così di chiamare Padre Pecoraro, un sacerdote che avrebbe dovuto benedire la casa. Una volta arrivato, però, dopo aver cominciato a benedire le varie stanze, disse che doveva andarsene e non poteva finire il lavoro perché qualcosa gli aveva detto di andarsene. Qualcosa dentro di sé. Consigliò alla famiglia di andare da un'altra parte perché c'era qualcosa di pericoloso in quella casa. E dopo appena 28 giorni da quando si erano trasferiti, se ne andarono quel giorno stesso e non tornarono mai più. I Luzzi non entrarono mai tanto nei dettagli di quello che avevano davvero vissuto e molti erano scettici sui loro racconti. Alcune persone vicine a questa storia sostenevano che fosse una vera e propria bugia. Per esempio, l'avvocato di Ronnie DeFeo, William Weber, affermò che avevano inventato quella storia per far diminuire la pena di Ronnie, ma la famiglia Lutz rimase sempre fedele alla loro versione dei fatti e dicevano sempre di essere sicuri di quello che avevano visto. Alla fine George e Katie fecero un accordo con lo scrittore Jay Hanson per sapere i dettagli dell'accaduto. I Lutz quindi vendettero la loro storia e ricavarono una fortuna. Questo fatto fece mettere in dubbio ancora più persone sulla sua veridicità e la casa, con la crescita della popolarità di questa storia, divenne meta per molte persone che si radunavano intorno alla proprietà. Per questo ad oggi il suo indirizzo è stato cambiato e non si trova più al 112 di Ocean Avenue. La casa inoltre è stata proprietà di diverse famiglie, ma nessuna di queste dichiara di aver mai assistito ad eventi paranormali. Molti libri e film hanno preso ispirazione dai racconti di quello che avvenne in questa casa, come il film The Amityville Horror, che ebbe un grandissimo successo nel 1979, ma anche recentemente con numerosi altri film e remake. Ebbene, questa era la storia dell'incubo al 112 di Ocean Avenue. Sono sicuro che molti di voi la conoscevano, ma magari non sapevano qualche dettaglio. Quindi fatemi sapere se avete trovato comunque il video interessante. E soprattutto, dopo avervi raccontato questa storia, voglio farvi una domanda. Secondo voi, la famiglia Lutz ha davvero vissuto qualcosa di paranormale? Oppure è stata una grandissima messa in scena fatta apposta per fare soldi? Fatemi sapere i vostri pensieri e come al solito io vi ringrazio per essere stati con me anche questo venerdì. Fatemi sapere la vostra e come al solito io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!